Buonasera, salve, benvenute e benvenuti. Se sentite schiamazzare qui fuori, giù sotto, come si direbbe in marchigiano, è perché i vicini di casa del palazzo qui accanto stanno facendo un party di Halloween. Sono tutti adulti e si stanno dando la caccia nella metà di giardino che è comunicante con la metà di giardino di questo palazzo. Si stanno correndo dietro con le mascherine a fantasmi e con le lanterne, stanno facendo cose strane. E quindi, se sentite schiamazzare, questo è il motivo. Ma che cos'è questo video? Questo video, ovviamente, l'avete letto dal titolo: è il video dei favoriti del mese di ottobre per quanto riguarda i prodotti da viso, da corpo, da capelli e da tutto quello che riguarda la cura della persona. Allora, mi avvicino per permettervi di stabilire con me un contatto più ravvicinato e niente, mi tuffo subito in mezzo a ciò di cui voglio parlarvi. Prima di tutto c'è un balsamo labbra che è stato volente o nolente il balsamo labbra più usato nel mese di ottobre, anche se non è un balsamo labbra che mi piaccia tantissimo, ed è questo. La marca è Alviana. Alviana è una marca molto molto economica che si trova in alcuni supermercati bio, per esempio il supermercato Al Natura, e anche in alcune catene di drogherie, per esempio le drogherie Müller. Questo balsamo labbra costa un onestissimo prezzo che è esattamente di 1,79 euro, perlomeno dove l'ho comprato io, ossia in una filiale delle drogherie Müller. E teoricamente sarebbe un balsamo che contiene qualcosa di mentolato e in più cera d'api. E perciò io ho dato una controllata agli ingredienti, anche se non aveva una formulazione proprio ottimale, 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 sebbene interamente naturale, naturalmente, e per di più anche certificata. Io l'ho comprato appunto in virtù della mentolatezza, perché voi ormai avrete capito, io vado disperatamente dietro alla mentolatezza, mi piace moltissimo la mentolatezza in ogni prodotto possibile e immaginabile, e però ultimamente i balsami mentolati stanno scarseggiando in Germania, non ho capito bene il perché. Allora siamo in questo momento a corto di balsami labbra mentolati su suolo tedesco. Gli unici reperibili sono quello di Benecos e quello rotondo nella pallina di IOS. Quello di IOS si vende nelle profumerie Douglas e costa quasi 7 euro, che è tantissimo, ma poi l'ho già provato in passato e non mi interessa comprarlo ancora una volta, anche se quello aveva una mentolatezza che mi piaceva molto perché era molto strong. E poi c'è questo, e a dire la verità, Alviana ne fa anche un altro in un tubetto blu, però io non l'ho mai visto in un negozio fisico, l'ho solo visto in negozi online, e quindi l'ho comprato pensando: ah, beh, sì, mentolato mi va bene. In realtà la mentolatezza a malapena è annusabile e assolutamente non è percettibile sulle labbra. Oltre al fatto che questo balsamo labbra non ha grandissimo potere rigenerante, nemmeno grandissimo potere protettivo. Infatti io durante il mese di ottobre, anche in questo momento mentre vi parlo, mi sono ritrovata più volte con spacchetti lungo il labbro, attraverso il labbro superiore e inferiore, scusate. E questa cosa non mi capita spesso, e quando mi capita mi è enormemente antipatica, perché io che faccio un così saggio uso di balsamo labbra, veramente non capisco perché mi devo ritrovare le labbra in queste condizioni. Insomma, questo non è un balsamo tanto raccomandabile, e sebbene sì, più o meno si può usare come protezione molto blanda, io non ho intenzione di ricomprarlo. Però se trovassi quello azzurro lo proverei, perché forse quello è più intensamente mentolato, perché quello si chiama Intense Fresh, una cosa del genere, Intense Mint, un qualcosa del genere. E quindi forse, chissà, quello almeno forse ha la mentolatezza. Boh. E insomma, questo è il balsamo labbra. Invece, rimanendo su cose mentolate, con cosa mi sono lavata le mani durante praticamente tutto il mese di ottobre?
nel mese di ottobre mi è finito il sapone, il panetto di sapone che io usavo. Voi ormai avete capito che da un paio di anni io per lavare le mani prediligo panetti di sapone, anche se sul lavandino della cucina ho comunque un sapone liquido, ma perché il lavandino della cucina è quello su cui si trovano a passare, davanti a cui magari si trovano a passare praticamente tutti e quindi mi sembra più igienico un sapone liquido. Però per me personalmente io preferisco un panetto di sapone. Un panetto di sapone possibilmente poco glicerinato e possibilmente molto sgrassante, ma allo stesso tempo proprio come dire, il più intensamente arcaico e naturale possibile. E allora ne avete visti diversi attraversare i mesi dei miei video e i miei video dei favoriti del mese. Nel mese di ottobre poi mi è finito l'ultimo che stavo usando e non ne ho cominciato ancora nessun altro perché comunque sapevo che nel mese di ottobre sarei andata un po' qui e lì e non sarei stata molto a casa, quindi ho deciso di ritardare un po' l'inizio del prossimo panetto. Allora, nel frattempo ho usato questo. Questa è una confezione mini ricaricata con sapone mentolato del Dr. Bronner's. Infatti ho comprato, abbiamo comprato Stefano e io recentemente una confezione grande, l'abbiamo comprata sul sito di Amazing, quando abbiamo comprato i panetti Pie, di cui vi parlerò fra poco all'interno di questo video, abbiamo comprato una confezione grande perché comunque anche lui ha una bottiglina mini di sapone mentolato del Dr. Bronner's. Questo lo usiamo da molti anni, tutti e due siamo contentissimi di questo sapone. Abbiamo pensato, con una confezione grande risparmiamo e possiamo ricaricare per un po' di tempo le nostre bottigline, e così infatti stiamo facendo. Il sapone mentolato del Dr. Bronner's, questo liquido, ha un difetto, ossia a seconda del cambio di temperatura e delle variazioni atmosferiche, alcune volte quando lo si apre, viene fuori un odore che è un odore leggermente alcolico e non così mentolato. Tuttavia, però, poi quando lo si fa schiumare, quando lo si lavora adeguatamente fra le mani, viene fuori tutta la sua mentolatezza e soprattutto questo è un sapone con cui io personalmente mi lavo anche il viso, ma attenzione, non fraintendiamo, mi ci lavo il viso, questo è vero, mi ci lavo il viso generalmente solo ed esclusivamente a struccaggio ultimato come lavaggio e risciacquo finale e soltanto quando mi strucco, quindi non capiamo male, non è vero che la signorina Rottermeier si lava tutti i giorni la faccia con il sapone del Dr. Bronner's. No, non è vero, non accade, non succede, è una vostra invenzione, d'accordo? E allora comunque io mi lavo il viso anche con questo sapone, come stavo dicendo un secondo fa, a struccaggio ultimato, perché c'è un motivo per cui uso esattamente sempre solo questo sapone, e il motivo è che rilascia la sua mentolatezza sulla pelle, cioè la mentolatezza attacca la pelle e fa diffondere tutta una sensazione piuttosto intensa, e quindi attenzione se avete la pelle sensibile, perché questa sensazione piuttosto intensa di mentolatezza per voi potrebbe equivalere a una sensazione di dolore, quindi veramente attenzione. Però a me questa sensazione di freschezza intensa, mentolata, che mi gela la faccia e me la tramortisce, a me specialmente dopo una giornata intensa di lavoro in cui a me sembra sempre che mi stia scoppiando il cervello, questa sensazione fresca, fredda, mi fa veramente molto molto piacere, mi piace proprio, mi rigenera e mi ritempera proprio in testa, e perciò questa è l'utilità del sapone del Dr. Bronner's. Ma poi questo lo trovo anche molto utile tutto sommato per lavare i pennelli da trucco, quando non ho niente altro a portata di mano, lo trovo molto utile perché è nella bottiglina e volendo, hop, lo prendo e me lo porto in giro dove mi pare. Lo trovo molto utile perché ci lavo e ci sgrasso lo spazzolino da denti anche dopo ogni uso, e quindi insomma è vero che il sapone del Dr. Bronner's ha mille usi, magari non necessariamente gli usi indicati sui foglietti illustrativi, bensì gli usi che voi decidete di dargli, però è vero che ci sono tanti usi per questo bel sapone. Tra l'altro qui in Germania è uscita una nuovissima inedita profumazione che è la profumazione
di cherry blossom, di fiori di ciliegio, e questa profumazione io non lo so di che profuma perché non l'ho mai annusata, non è possibile annusarla nelle filiali del DEM, però vi posso dire che si vende nelle filiali del DEM ed è in vendita a circa 6-7 euro. Con cosa mi sono lavata i denti nel mese di ottobre? Nel mese di ottobre c'è stato uno stravagante cambio di dentifricio a più riprese. Perché appunto mi sono trovata a viaggiare, ma mi sono anche trovata a fare come sempre la pendolare e però a sostare in case diverse rispetto alle case in cui sosto di solito. E quindi si è reso necessario portarmi dietro delle confezioni mini di dentifricio e quindi sono andata alla ricerca di una confezione mini di dentifricio che potesse fare al caso mio. E l'ho trovata anche. Allora, però andiamo per ordine. Il dentifricio principe rimane sempre comunque il dentifricio rosa e bianco di Cartier. Perché? Perché questo contiene enzimi che smaterializzano i residui di cibo che si fermano e si incastrano fra i denti, perché sbianca un pochino, super leggerissimamente i denti, ma quanto basta, e perché mantiene la bocca veramente a posto, sufficientemente fresca, non freschissima. Questo ha una freschezza, rilascia una freschezza tenue, ma comunque più che soddisfacente. Il punto negativo di questo dentifricio è che costa, perché nei supermercati bio tedeschi costa fino a 4 euro, 5 euro, però online, nei siti internet tedeschi, cercando bene, non sempre, però sfiancandosi nel tentativo di cercare e trovare ciò che si vuole, certe volte lo si trova anche a 3,50 euro. Insomma, ogni volta è un'avventura. Infatti io quando lo trovo ad un prezzo conveniente ne compro sempre 3-4 confezioni, così sono a posto per un po'. E poi il dentifricio mini. Il dentifricio mini, mi sono gettata di nuovo sulla marca Alviana. La marca Alviana sarebbe la stessa marca di questo balsamo labbra. Contrariamente al balsamo labbra, il dentifricio, che esiste in due varianti, c'è la variante con il fluoro, che è questa con la fascetta blu, e poi c'è la variante senza fluoro, che ha la fascetta verde. Allora, questo rilascia in bocca una freschezza che è abbastanza potente, più potente di questa, e lava anche molto bene e protegge anche i denti molto bene. Questo è un dentifricio in tutto e per tutto che io potrei alternare a questo. Nel senso, mi è veramente piaciuto. L'ho usato praticamente per buona parte del mese di ottobre, perché di nuovo per buona parte del mese di ottobre mi è toccato andare spesso a dormire in posti in cui avrei preferito non dormire, ma in cui sono dovuta andare a dormire per forza, causa pendolarità. E allora, per non ingombrarmi la borsa, che già avevo ingombra di altra roba che mi serviva durante il giorno, mi sono portata dietro questo dentifricio e devo dire mi sono trovata benissimo. Quando sono andata in Italia a metà ottobre, mi sono portata dietro anche un'altra confezione mini di questo, che poi però ho regalato perché l'ho fatta provare ed è piaciuta così tanto che l'ho anche lasciata alla persona che l'ha provato che ha provato questo dentifricio. E allora, dato che ero in Italia, ho voluto provare a trovare un dentifricio che si vendesse sul suolo italiano, anche se non necessariamente italiano, e allora ho trovato a 1 euro e qualcosa, giù 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 sul fondo, quasi per terra, nello scaffale di acqua e sapone, questo dentifricio. Il dentifricio che io chiamo il dentifricio Himalaya, perché in effetti, guardate un po' qui, questo si chiama Himalaya Herbal. Allora, Himalaya Herbal fa parecchi prodotti, io ho dato uno sguardo a più riprese nelle varie filiali di acqua e sapone. In questa mia tornata italiana, in questo mio viaggio italiano, sono entrata e uscita parecchie volte da questo sapone e praticamente la maggioranza dei miei scarni, comunque, acquisti li ho fatti veramente solo da questo sapone e in pochi, pochissimi, rarefatti altri negozi. E che dicevo? Ho dato un'occhiata agli inci dei prodotti di questa marca, che è una marca che arriva dal Latvia, non
poi ha gli uffici a Dubai, cioè non si capisce bene da dove viene in realtà questa marca. Ah, no, ah, mamma mia, si capisce molto bene. Qui c'è scritto Country of Origin, United Arab Emirates. Mi sto accorgendo adesso, oddio. Chissà se l'avrei comprato se me ne fossi accorta per bene al 100%. Le cose così si trovano solo in Italia, soltanto. Cioè. Soltanto in un posto in cui Berlusconi ha creato proprio questo fil rouge tra l'Italia e gli Emirati Arabi, e quindi ci sono grandi scambi, grandi amicizie, grandi vacanze. Incredibile, questa cosa è tipicamente italiana, non vedo l'ora di raccontarla in giro, vabbè. Ma comunque, insomma, parliamo di questo dentifricio. Senti gli schiamazzi, utente. Parliamo di questo dentifricio. Questo dentifricio è stronghissimo, nel senso che ti stona la bocca. C'è timo qui dentro, non c'è tanto mentolatezza anche, ma c'è soprattutto timo. E veramente ti stronca e ti stona e ti tramortisce la bocca per quanto è potente il frescore non solo mentolato che ti lascia in bocca. Lava anche molto molto bene e sgrassa la bocca molto molto bene. Qual è il punto negativo di questo dentifricio? Il punto negativo di questo dentifricio è che la prima volta che l'ho usato c'era una specie di retrogusto di gesso e sabbia, ma veramente non sto scherzando. E io ho pensato, vabbè, queste cose che si trovano in Italia. Poi però ho continuato ad usarlo e questo retrogusto strano è completamente del tutto sparito, forse era una specie di deposito che era rimasto all'imbocco del tubetto. L'altro punto negativo, che è un punto negativo che persiste, è che se io uso la sera questo dentifricio, la mattina mi sveglio con filamenti in giro per tutto l'interno della bocca. Questa cosa mi capita anche con il Colgate. Io non posso usare il Colgate perché mi lascia questi filamenti osceni che tu la mattina quando apri la bocca e sorridi ai tuoi cari, ma ci sono tutti i filamenti che ti pendono dai denti. Forse non ci avete mai fatto caso. Se usate Colgate, Colgate, fateci caso perché veramente è qualcosa di veramente un po' assurdo. Però io sto continuando ad usarlo, adesso userò il tubetto fino alla fine e potrò dire di aver usato nella vita un dentifricio che viene dagli Emirati Arabi. E poi con cosa mi sono fatta la doccia nel mese di ottobre? Prevalentemente con due doccia gel che sono anche i super super preferiti di questo mese, ma anche un pochino di sempre. Questo è un doccia gel di Balea, Balea marca interna del DM. Non bisognate manco nei vostri più selvaggi sogni sfrenati che Balea sia una marca interamente naturale, perché non lo è. Anzi, Balea spesso è rea di vendere prodotti velenosissimi e tossicissimi e microplasticosissimi e siliconatissimi e poliquaternatissimi. Però ogni tanto Balea tira fuori qualche prodotto che effettivamente è un inci o quasi interamente naturale o comunque completamente accettabile con qualche ingrediente sintetico completamente tollerabile a posto. Allora, per esempio, questo doccia gel è completamente a posto, cioè non c'è un solo ingrediente che non vada bene dentro questo doccia gel. La profumazione è fantastica, come ho già detto nel video, come ho già detto nel video dei favoriti del mese scorso, qui la profumazione è da salone di parrucchieri vintage, cioè è una profumazione fresca, unisex, neutra, che non è niente di conosciuto in natura, è una profumazione completamente cosmetica, ma tuttavia molto conosciuta perché quando io negli anni 70 entravo in un parrucchiere, in un salone di parrucchieri, questa era la profumazione che invadeva tutto il salone ed è una profumazione buonissima che secondo me viene anche esaltata dal calore e dal vapore. È veramente, è fantastica, ripeto, è unisex ed è sufficientemente fresca ma anche molto avvolgente. Quando sono tornata dall'Italia in Germania mi ha veramente fatto piacere tornare a farmi la doccia con questo. Questo tra l'altro costa 50 centesimi e quindi questo è un prodotto che io sicuramente, ma proprio sicuro sicuro, se non lo tolgono dal commercio, perché questi prodotti con inci a posto
Balea li tira fuori e li toglie dal commercio, proprio alla velocità della luce, non fai in tempo ad accorgerti che ci sono, e scompaiono. E quindi se non viene tolto dal commercio lo ricompro sicuramente. Ci sono altri doccia gel in questo tipo di confezione. I doccia gel sono abbastanza a posto, anche gli altri, ma questo è il più a posto di tutti, come Inci per quanto riguarda l'Inci. E poi ci sono degli shampoo di Balea con questa identica confezione, con questo identico flacone, però non hanno un Inci praticabile, quindi io decisamente eviterei se fossi in voi. E poi l'altro doccia gel che ho usato durante il mese di ottobre, specialmente in Italia, è stata questa confezione mini di La Saponaria. Questo è il mitico mediterraneo calendula, salvia e lavanda. Allora, cioè, ma devo spendere ancora parole su questo doccia gel. Questo è un doccia gel che ha una profumazione stupenda. In Italia io non all'acqua e sapone, ma al tè gotà ho comprato una confezione di doccia gel mini di Ecos all'eucalipto, ma quel doccia gel ha una profumazione abbastanza inconsistente, che accidenti a loro, ma perché non fanno un doccia gel? Che ci vuole a fare un doccia gel con una qualche profumazione? Perché dovete scrivere le cose sopra la confezione e poi la profumazione è inconsistente, praticamente quasi inesistente. Quindi passando dal doccia gel mini di Ecos a questo, mi sono proprio ricreata e rallegrata. Questo non è un doccia gel, però attenzione, particolarmente idratante, e quindi il mio consiglio è di usarne quantità microscopiche perché tanto schiuma meravigliosamente bene e una goccina piccola piccola basta a sviluppare tutta una schiuma cremosa, specialmente se ho usato un guanto di crine o una spugna. Nel mio caso, io uso sempre il guanto di crine sotto la doccia. A proposito di guanti, il grande favoritissimo e l'esaltantissimo favoritissimo del mese di ottobre, ma anche una delle grandi scoperte e riscoperte del 2018 è questo pannetto. Questo è il pannetto in mussola di Pai ed è il pannetto che io ho comprato dal sito di Amazingi, nel quale ho comprato anche la ricarica di questo sapone. Avrei comprato volentieri questo pannetto su altri siti, che diciamo non mi sono simpatici al mille per mille, ma mi sono comunque più simpatici del sito di Amazingi, però sugli altri siti questi pannetti non c'erano e quindi ho dovuto ricorrere. Sono dovuta ricorrere al sito di Amazingi, perché che cosa significa tutto quello che sto dicendo? Amazingi è un sito tedesco di gran lusso che vende solo prodotti eco bio molto molto costosi, cioè che ne so, un fondotinta che costa 90 euro, uno shampoo che costa 140 euro, roba ma anche robaccia di questo genere. Però ecco, ha anche i set di pannetti di Pai, cui la marca è Pai, come forse riuscite a leggere qui sopra, e un set di pannetti costa 15 euro. Questi sono pannetti strepitosi perché nel giro di un mese e qualche cosa mi hanno completamente, come dire, ricreato la pelle del viso. Io che ho avuto per tutta l'estate la pelle del viso martoriata da brufoli e da impurità sotto pelle, un qualcosa di disgustoso che non vedevo sulla mia faccia veramente da decenni, neanche da anni, ma da decenni. Invece poi ho incominciato ad usare questo esfolia, che ti esfolia. Questa è un'esfoliazione molto precisa e molto sistematica, perché vedete com'è fatta la trama di questo pannetto? Non so se riuscite a vedere. È una trama fitta fitta, come se fosse sì, un reticolato tramoso molto particolare, e quindi l'esfoliazione è allo stesso tempo estremamente delicata. Infatti non ti scortica la faccia un pannetto di questo genere, ma è anche molto molto efficace, proprio tu vedi la differenza e la senti anche sul viso. Io non potrei mai separarmi da questi pannetti, ne ho tre che uso uno dopo l'altro, cioè nel senso uno di questi generalmente lo uso per 4-5 giorni, dopodiché lo metto in lavatrice, nel frattempo ne uso un altro e via via a rotazione. Ne ho lasciato uno in tonso perché fra un po' di mesi voglio tirarlo fuori dalla sua confezione,
mai usato, no? E voglio vedere qual è la differenza fra un pannetto mai usato e un pannetto che è stato già lavato svariate volte, già usato per alcuni mesi. Occorre dire a questo proposito che quando comprate questi pannetti, che vedete qui nel loro orlo, non sono tantissimo ben rifiniti, ci sono sempre dei filetti, ma non fa niente, li togliete e passa la paura, no? La prima volta quando tirate fuori dalla confezione questi pannetti sono più grandi di come poi diventano dopo la prima volta che li lavate, no? Naturalmente lavatevi prima di usarli la prima volta e li si lavano tranquillissimamente in lavatrice a 30, ma anche a 40 gradi, io li ho già lavati anche a 40 gradi, senza però fargli centrifughe, asciugature dentro la lavatrice, cose strane, semplicemente un lavaggio in lavatrice senza effetti speciali e il pannetto viene pulitissimo e non c'è nessun problema. Attenzione, a proposito di pulito e non pulito, questo non è un pannetto per struccarsi, questo è un pannetto esfoliante, cioè si usa sulla faccia bagnata già pulita. D'accordo, va bene, ci siamo capiti. A proposito di struccaggio, anche nel mese di ottobre mi sono struccata con queste salviette, sto andando a struccarmi anche a momenti alla fine di questo video con queste salviette. Queste sono salviette in edizione limitata di Alterra, sono salviette che rimuovono tutto il trucco senza nessunissimo problema. Basta già una sola salvietta perché sono sufficientemente imbevute e sufficientemente larghe. Uno proprio si spiattella la salvietta sulla faccia e pressa per un pochino, fa si toglie la salvietta e c'è la sindone, no? Della vostra faccia sopra la salvietta e poi pian pianino si strofina per bene. E il fatto di togliere la salvietta per ammirare la sindone della vostra faccia è soltanto così per puro divertimento e per puro spirito di gioco. Ma poi naturalmente bisogna un pochino strofinare, naturalmente se possibile con delicatezza, per rimuovere bene in profondità tutto il trucco. Il trucco va via già anche solo con una salvietta. Qualche volta io uso due salviette per sicurezza, proprio perché mi piace non vedere più alcun residuo di trucco. Strucca anche molto bene gli occhi e anche tra le ciglia. Naturalmente bisogna avere la manualità necessaria, per portare la salvietta fra le ciglia senza proprio farsi male. Però c'è un punto negativo in queste salviette. Io me le sono portate in Italia e sia nel viaggio di andata sia nel viaggio di ritorno queste salviette erano chiuse in una ulteriore bustina di plastica della marca Profissimo del DM, marca una delle centinaia di marche interne del DM che si trovano solo nei DM tedeschi e non ce la fanno mai ad arrivare nei DM di tutto il resto d'Europa. E l'avevo messa lì dentro appunto perché sospettavo che potesse succedere qualcosa con i diversi tipi di pressione atmosferica nella stiva dell'aereo, e però non sono riuscita ad evitare tutte e due le volte che queste salviette abbiano perso liquido che poi mi è andato a finire nella valigia. Fortunatamente io ho foderato tutto il pacchetto all'interno di un'ulteriore bustina di plastica e quindi è fuoriuscito liquido, ma in quantità veramente piccola, comunque quantità sufficiente da rendere tutto umidiccia e insaponaticcia una parte della mia valigia, ma comunque niente di grave. Però per dire, queste dovrebbero essere salviette che uno si porta in giro per rendere la vita più pratica, ma insomma, non è che la rendano veramente così tanto pratica se poi perdono liquido in giro al minimo tentativo di viaggio aereo. Che cosa mi sono spalmata sul corpo nel mese di ottobre? Allora, questa è la grande preferitissima del mese ed è la crema da corpo Purple Rain di Hay Mountain. Hay Mountain, ditta nel sud della Germania, quasi al confine con la Svizzera, ditta a conduzione familiare, ditta da cui io mi rifornisco ormai da secoli. Ci sono tantissimi video sul mio canale, tantissimi video haul, tantissimi video review, tantissimi, cioè i prodotti di Hay Mountain fanno parte della mia quotidianità ormai da tanti anni, no? Ne avete sentito parlare più di una volta nei miei video.
Questo è un goodie, ossia l'hanno mandato in regalo a discrezione e a scelta loro i proprietari di Hay Mountain, perché i proprietari di Hay Mountain dettano tutti gli ordini, ficcano sempre un prodotto in full size regalo. Certe volte va bene, nel senso che vi mettono un prodotto che può fare al caso vostro, può piacervi, e certe volte purtroppo va male. A me personalmente va male quando mi mettono nei pacchi i panetti di olio solido, no? Da spalmarsi addosso, e quelli io non li sopporto perché non ci vado per niente d'accordo. Sono unti, sono grassi, sono un qualcosa, sono un articolo, un tipo di articolo, un tipo di cosmetico che io proprio non uso nella vita. E invece sono molto contenta quando mi mettono full size di crema per il corpo, ed è già capitato un paio di volte. Questa volta mi hanno messo questo Purple Rain. Uno, cioè perlomeno io, quando sento Purple Rain, penso a Prince, penso al viola, penso ad atmosfere un po' cupe e molto, come dire, molto incensate. Penso a odori, mi immagino odori di incensi particolari di un certo mondo black minneapolisiano, no? Proprio penso a Prince e a ciò che poteva essere la fantasia di Prince, che non era una fantasia raffinatissima, ma lui l'aveva resa comunque sofisticata in un certo ben preciso modo. E quindi mi immagino suggestioni olfattive che possano sovrapporsi a questa immagine che Prince aveva, non magari negli ultimi anni della sua vita, ma nel periodo in cui era ancora in se stesso e ragionava ancora bene e non aveva incominciato a dare di matto a causa di eccessi vegani e altre storie altrettanto brutte. E quindi invece però l'odore, la profumazione di questa, qui c'è scritto body lotion, ma questa è una crema da corpo con un erogatore fantastico, perché quando si preme fino in fondo su questo erogatore esce fuori una quantità perfetta per fare zona dopo zona tutto il corpo. Però la profumazione di questo è una profumazione come di pulito antico, di sapone vintage antico misto a erba di campo. Allora è una profumazione fresca e allo stesso tempo leggermente saponosa, leggermente artificial da bagno, e non sembra per niente, non evoca per niente atmosfere prinziane, ma mi piace tantissimo. Vedete quanto è tozza e quanto è comunque un pochino voluminosa questa confezione, quindi quando sono andata in Italia l'ho lasciata qui in Germania. La mia felicità quando sono tornata a casa e mi sono fatta la doccia con il docciagel di Balea e poi mi sono finalmente rispalmata questa crema. Questa è una crema che io di mio non comprerei, perché qui al primo posto c'è l'acqua e al secondo posto c'è il canola oil. Le creme di Hay Mountain sono tutte creme che costano sopra i 15 euro, ma non è accettabile una crema per il corpo che costa più di 15 euro e in seconda posizione è il canola oil. Perché il canola oil è un ingrediente che io non rispetto per niente e che soprattutto in Europa potremmo evitare tranquillissimamente, perché abbiamo tantissimi altri oli che sono molto molto meglio, per cortesia. Però quelli di Hay Mountain evidentemente in alcuni periodi devono risparmiare e quindi mettono dentro le creme quantità inverosimili di canola oil. Non sempre, devo dire, le formulazioni dei prodotti di Hay Mountain cambiano spesso, perché secondo me proprio dipende da qual è il bilancio della ditta anno dopo anno. Allora ci sono degli anni in cui è andata meglio, degli anni in cui è andata peggio, e l'anno successivo ad un anno in cui è andata male, naturalmente nei prodotti ci sono ingredienti di più bassa qualità. Quindi io non comprerei mai questa crema per il corpo di mio, ma quanto mi piace spalmarmela tutti i giorni dal momento che mi è arrivata gratis, perché io sono un cliente qualunque di Hay Mountain, quindi pure io ho il diritto alla full size in regalo nel pacco. In Italia ho comprato
comprato questa mini size di crema di Bioteca Italiana. Questa è la crema corpo rinfrescante con estratto di melagrana. Notate, prego, che qui c'è scritto melagrana, ma qui c'è scritto melograna. Questa è la crema un po' pastosa, però comunque effettivamente frizzantina, con una profumazione molto buona, molto adatta alla mattina. È una crema setificante, nel senso che lascia sul corpo anche a fine giornata un effetto setoso molto molto piacevole, che per esempio questa crema non lascia. Ed è una crema in tutto e per tutto che per me va bene, va benissimo. Questa è la mini size da 100 ml, è costata 1,70 euro o forse 1,50 euro, insomma sotto i 2 euro, e per me è assolutamente promossissima. So che di Bioteca Italiana ci sono molti prodotti che piacciono molto, per esempio i deodoranti, ma ci sono anche molti prodotti che non piacciono per niente, per esempio gli shampoo. Io ho provato solo questo prodotto e parlo solo di questo prodotto. Poi ho scoperto, passando in un Lidl italiano, che a quanto pare è un supermercato che si trova nei centri città, nel centro città, che è una cosa inconcepibile e inverosimile, perché Lidl è un supermercato, un hard discount, che in Germania si trova solo in zone molto molto disagiate e mal frequentate. Ma invece a quanto pare in Italia è quasi una boutique, anche se poi vai a vedere chi è che frequenta questi supermercati e vedi dentro questi supermercati gente veramente che c'ha dei problemi, c'ha dei problemi. Non ci trovi persone normali che fanno la spesa, perlomeno nel Lidl in cui sono capitata io, ma forse sarà stato un caso, boh. E tra l'altro nel giardinetto antistante al Lidl c'erano due signore straniere, dell'ex est europeo, a occhi e croce. E io non riuscivo a capire dove era l'entrata del Lidl, e quindi ho chiesto tutta educata: signore, scusate, buonasera, scusate se vi disturbo. Le signore erano nel giardinetto sedute su una panchina a chiacchierare, e le signore sono state enormemente felici che una persona palesemente italiana si fermasse e in tutta gentilezza chiedesse loro un'informazione e poi le salutasse e augurasse loro buona serata. Che cosa fate alle persone straniere in Italia? Veramente non riesco a capire. Queste signore erano quasi a bocca aperta, semplicemente solo perché io, passante qualunque, mi sono fermata a chiedergli un'informazione. Ma che stiamo scherzando, veramente? Scenari apocalittici. Comunque, quando poi finalmente ho trovato l'entrata del Lidl e ci sono entrata dentro, io stavo entrando perché non riuscivo a trovare nessun supermercato e volevo comprare una bottiglietta d'acqua e non sapevo piegarmi al prezzo rialzato che mi immagino facciano i bar, e quindi volevo comprare una bottiglietta d'acqua al supermercato pensando che al supermercato comunque l'acqua costi meno che in un bar. Non c'era nessun supermercato tranne Lidl e quindi sono entrata nel Lidl. E poi dal momento che mi ci trovavo ho dato anche un'occhiata a un po' tutto, tralasciando il fatto che era metà ottobre e che c'erano i panettoni a 3 euro. Tralasciando questo strano fatto, ho trovato i prodotti Cien, o anche Zien per dirla alla tedesca, perché comunque Lidl è una catena di supermercati tedesca. E di Zien ho voluto proprio a bella posta comprarmi qualcosa per provare finalmente ciò di cui tutte le ragazze parlano. Non volevo comprare burricorpo, non volevo comprare cose per farmi la doccia, poi non avevo tantissimo spazio in valigia, e allora invece ho comprato questo deodorante, che è un prodotto nuovissimo, che esiste in due profumazioni e che costa 1,30 euro, 1,29 euro mi sembra, cioè un prezzo fantastico. Con un inci interamente naturale, ingredienti che sono perfettamente a posto e funzionali. Ora la grande domanda da $1 milione è: questo deodorante funziona oppure no? Questo deodorante funziona perfettamente bene. Ha una profumazione, ci sono due profumazioni disponibili. Io ho scelto quella al timo perché mi piace il timo, però non profuma di timo. Boh, ha una profumazione generica, leggermente fresca, ma poco percettibile e poco fastidiosa. Questa profumazione un po' si rintraccia sui vestiti a fine serata, ma io vi giuro, con il lupetto di elastan, che generalmente è una fibra che mi fa, è un tessuto che mi fa sudare come un maiale, camminando in lungo e in largo in una temperatura italiana di 26 gradi, un sole che spaccava le pietre,
Io sono tornata a casa grondante, sulle ascelle del lupetto di Elastan c'era comunque un vago sentore di questa profumazione, ma io vi giuro non c'era nessuna puzza di sudore, nessuna puzza tipica di ascella martoriata e provata e accaldata. Allora, questo deodorante per me funziona fantasticamente bene. E fa un allegro baffo, un allegro sberleffo ad altri deodoranti, compreso il Green Natural, che costano decisamente di più, anche se costano poco, e soprattutto hanno una confezione voluminosissima, che è assolutamente fuori luogo. Guarda questo quanto è piccino, questo te lo porti dappertutto, volendo te lo puoi anche portare, te lo puoi anche sbattere in faccia, te lo puoi anche portare in giro quando vai al lavoro, se proprio non sei sicura se avrà una durata e una tenuta sui tuoi vestiti e sotto le tue ascelle, per essere proprio sicura sicura te lo vuoi portare in giro. Ma vi assicuro, questo funziona perfettamente bene. Io poi ci ho fatto anche tutto il viaggio di ritorno. Il mio viaggio di ritorno dall'Italia alla Germania dura, tutto compreso, viaggio aereo, viaggio in macchina, viaggio in bus, viaggio in treno. Cioè io devo prendere parecchi mezzi di trasporto prima di poter arrivare a casa, perché abito in un posto sperduto. E quindi in tutto ci metto 14-15 ore a tornare a casa e a fare tutto il viaggio completo dall'Italia alla Germania, fin dentro casa. E anche in quel caso questo deodorante ha funzionato benissimo. Cioè, questo per me è un prodotto vincentissimo, è assolutamente nuovo. Quindi per ora il mio primo incontro con Zien si è rivelato assolutamente positivo. I prodotti Zien, curiosamente, non si vendono nelle filiali Lidl tedesche. E questa è una cosa buffa. Ma comunque, nel mese di ottobre poi, manca ancora un po' di roba, quindi mi devo dare una mossa. Nel mese di ottobre ho usato e anche finito questa Zar Creme, ennesima confezione. La marca è Baby Dream, che è una marca interna dedicata alla cura del corpo, dei capelli e di tutto dei bambini molto piccoli, dei neonati e bambini molto piccoli e delle loro mamme. È una marca interna del Rossmann. Vedete qui che la confezione è completamente vuota. Questa è una crema tuttofare, serve una crema per i bambini. Io la uso però per il viso e per me è rimpolpante. È una crema dalla consistenza cremosa che poi, mentre spalmate, si trasforma in oleosa. È una crema che rimpolpa e rigenera la pelle seduta stante, nel senso che vi rendete conto dell'effetto di questa crema già un minuto e mezzo dopo che ve la siete spalmata. Ne bastano quantità piccolissime. Io infatti con questa confezione mini, che contiene 20 ml, come scritto qui dietro, ci faccio un paio di mesi abbondanti. È spalmabilissima anche sul corpo, e anche sul corpo ha un ottimo, fantastico effetto. Qui gli ingredienti sono di qualità medio e bassa, la formula però è una formula molto solida, come dico io sempre, una formula da battaglia. E udite, udite, questa confezione mini costa 50 centesimi. La confezione grande, che è 10 volte più grande, è proprio, cioè, un vasettone, costa anche pochissimo, sotto i 2 euro, e cioè, vi dura un anno e mezzo, perché dentro c'è veramente tantissimo prodotto. Questa è una mia grande scoperta del 2018, quindi attenzione, attenzione, sicuramente ritroverete questa cremina nel video delle grandi scoperte del 2018 a fine anno. Il mio contorno occhi è stato ancora una volta, ancora in questo mese, anche in questo mese, il contorno occhi di Alterra. Questo si vende nello scaffale dei prodotti decorativi, ossia questo si trova nello scaffale dei trucchi, costa intorno a 3 euro. È una formulina alcolica, è rinfrescante, a me piace tantissimo e si mette anche sull'attaccatura delle ciglia, perché qui dentro ci sono cose che aiutano le ciglia a crescere. A me questo prodotto piace tantissimo, raramente nella vita sono andata così d'accordo con un contorno occhi. Come tonico, non lo vedete qui, ma anche nel mese di ottobre ho usato il tonico anti-pollution di Dr. Scheller, e non lo vedete qui perché l'ho travasato in un robino spray piccolo piccolo per portarmelo in viaggio in Italia. E siccome adesso domani di nuovo devo andare in viaggio, ma in altro tipo di viaggio all'interno della Germania, l'ho già messo nella borsina da viaggio e quindi non avevo voglia di starlo a tirare fuori, più che altro perché non sono sicura se poi mi ricordo di rimetterlo dentro. Con cosa mi sono lavata i capelli nel mese di ottobre? Mi sono lavata i capelli principalmente con questo è il Pomegranate e Patchouli
Tantalizing Natural Shampoo, Invigorating Shampoo di Organic Shop, Organic Shop, una ditta che arriva dritta dritta da Tallinn, quindi dall'Estonia, ed è una ditta che teoricamente non si vende in Germania, però tempo fa gli hard discount Penny hanno fatto una specie di svendita di alcuni prodotti non esattamente attuali di Organic Shop, ma risalenti a circa 11 mesi fa, e quindi io ne ho comprati alcuni. Tutti i prodotti indistintamente costavano 2,99 euro, e io tra i vari prodotti che ho comprato anche questo shampoo che mi piace molto. Questo fa i capelli molto, molto setosi, molto morbidi. L'effetto di questo shampoo si vede soprattutto sui capelli corti perché vengono proprio lucidi e setosi. Non è uno shampoo che fa durare i capelli puliti per molti giorni, nel senso dopo 4 giorni al massimo uno si deve rilavare i capelli, però è uno shampoo molto piacevole, anche il balsamo è molto piacevole, però io preferisco lo shampoo e ha una profumazione molto delicata, molto frizzantina, perché di nuovo la profumazione di melograno, anche se è una profumazione cosmetica e non veramente reale di melograno, però comunque la profumazione è molto piacevole, molto molto delicata, cioè questo non ha una profumazione invadente e a malapena si sente nell'aere del bagno, però comunque una profumazione piacevole. Poi quando sono andata in Italia mi sono portata questo campioncino. Io sbaglio perché dico sempre campioncino, ma queste sono mini confezioni, no? Perché se io dico campioncino, intendendo che questo è un campione di prova e serve per provare, conoscere e fare conoscenza con il prodotto, ma in Germania i campioni di prova si pagano, mentre invece so che in Italia quando si dice campioncino la gente si immagina che è un qualcosa gratis. No, non è gratis. Questo era in una borsina che conteneva altre mini confezioni che io ho pagato una ventina di euro tutti insieme e che ho comprato forse 10-11 mesi fa sul sito di Eccoverde. Allora, questo è il meraviglioso shampoo extravergine ai semi di lino di La Saponaria. Già in passato, diversi anni fa, nel 2010, nel 2011, nel 2012, io ho usato lo shampoo extravergine di La Saponaria ed è stato un grande piacere ritrovarlo adesso che sono andata in Italia, perché ho ritrovato questa specie di scivolosità oleosa che c'è nello shampoo extravergine. Che però tuttavia è uno shampoo che lava molto bene, ma va anche molto diluito, vanno usate piccolissime quantità di questo shampoo. Io ricordo che all'inizio, quando anni e anni fa usavo questo shampoo, non sapevo usarlo, non lo diluivo o non lo diluivo a sufficienza e soprattutto non lo sciacquavo adeguatamente e perciò risultava screpolante sulla cute. Mentre invece poi pian piano ho imparato ad usarlo, poi non l'ho più comprato perché all'epoca la Saponaria non era ancora venduta su siti internazionali e quindi io dalla Germania come facevo a comprare i prodotti della Saponaria. Adesso il problema non esiste più perché posso comprare la Saponaria sul sito di Eccoverde e quindi sarebbe quasi ora di ricomprare una confezione di extravergine di La Saponaria. I miei shampoo preferiti di La Saponaria sono l'extravergine e lo shampoo, curiosamente, per capelli grassi, che però a me piace molto, lo shampoo all'arancia, che cos'è? Non mi ricordo con esattezza, ma che comunque è uno shampoo altrettanto buono, esattamente come questo. A patto però, ripeto, di diluire adeguatamente lo shampoo e poi di fare attenzione a risciacquare molto profondamente, molto bene ogni singolo piccolo microscopico residuo di shampoo, soprattutto dalla cute, ma da tutta la testa e da tutti i capelli anche naturalmente. La profumazione di questo shampoo è una profumazione anche sì, molto delicata, è quasi solo di ingredienti cosmetici, a me piacerebbe se ci fosse un pochino di profumazione in più. Non
non disturberebbe, non sarebbe male. Comunque è uno shampoo molto molto buono. Io in Italia ho sempre dei capelli favolosi, mi vengono sempre dei ricciolini fitti fitti fitti, e in più secondo me con questo shampoo, grazie a questo shampoo, i ricciolini sono anche molto lucidi, quindi veramente soddisfattissima nell'uso di questo shampoo, che poi adesso finirò qui in Germania e quindi poi vi saprò dire se anche in Germania c'è l'effetto lucido e c'è l'effetto ricciolini, ma temo di no purtroppo, perché poi in Germania io subisco uno stress diverso rispetto a quando sono in Italia, e quindi i ricciolini sono latitanti quando io sono sotto stress. Cosa ho usato per lo styling dei capelli? Ho usato soprattutto in Italia questa è la lozione, no, è il fluido modellante per capelli ricci con miele di Maternatura, ditta italiana. Poi in Italia nel negozio di Roberta, che si chiama Ti Amo, ho visto anche prodotti per lo styling dei ricci più recenti, sempre della stessa marca, sempre di Maternatura, però non mi sono soffermata a sufficienza in Italia da studiarmi bene la situazione e da decidere di comprare un prodotto oppure un altro prodotto, quindi alla fine non ho comprato niente. Però mentre ero in Italia, tutte le volte che mi sono lavata i capelli con l'extravergine, poi ho fatto lo styling con questo e anche questo ha contribuito fantasticamente bene ai ricciolini fitti fitti, ma è l'umidità peninsulare che ha contribuito soprattutto a fare i ricciolini fitti fitti. Vi devo dire una cosa però su questo fluido: questo è un fluido giallo, è un gel, non appena ve lo pompate sulla mano è estremamente appiccicoso, e poi mentre lo spalmate sui capelli fa tutta una pappa bianca e potrebbe spaventarvi, però voi non vi preoccupate e pensate a Valentina, pensate che Valentina vi ha detto di non preoccuparvi, perché poi infatti man mano che lavorate i capelli e poi quando asciugate i capelli con il phon, possibilmente facendo così, possibilmente con un diffusore, possibilmente insomma facendo tutte quelle operazioni che si fanno di solito se si hanno i capelli ricci, l'appiccicosità e anche la papposità bianchiccia scompaiono completamente e alla fine i capelli sono proprio veramente belli. Il fluido, se sapete dosarlo, cioè se ne mettete la quantità giusta, cioè né troppo poco né troppo, il fluido vi inanella i capelli in una maniera che poi a capelli completamente asciutti, sto parlando di un'asciugatura fatta con il phon, i capelli, cioè non si vede per niente che voi avete un prodotto per lo styling sopra, e quando il giorno dopo li andate a spazzolare o li andate a rimodellare di nuovo non ci sono assolutamente residui, ma se li bagnate, se li inumidite con un po' d'acqua, il riccio riprende subito forma, perché comunque il prodotto è ancora lì, anche se non lascia residui, anche se non si spezza facendo pezzettini. Secondo me questo è un prodotto che è veramente buono, e questo fare costa quanto costa? 12 euro, 11 euro, 10 euro. Io solitamente lo compro su Eccoverde. Poi in realtà in Germania c'è il gel per capelli, per esempio di Alverde, che costa 3 euro e va bene lo stesso, perché tanto in Germania i ricciolini non mi si formano, quindi che io usi il gel di Alverde a 3 euro, che io usi questo a 10, 11, 12, 15 euro, cioè il risultato è sempre brutto e quindi non ha neanche senso spendere tanti soldi. Però per voi che siete in una penisola piuttosto accoglientemente umida e che quindi favorisce tantissimo i capelli ricci, allora compratevelo questo, abbiate pazienza e ricordate sempre che Valentina vi ha detto di non preoccuparvi né quando sentite che il prodotto è molto molto appiccicoso, né quando vedete che il prodotto si trasforma in una crema bianchiccia che si vede sopra i capelli bagnati. Poi quando asciugate con il phon tutto torna a posto. Se asciugate all'aria però e mettete troppo di questo prodotto, naturalmente poi vi fa un effetto, i capelli hanno un effetto come una spuma a effetto bagnato, quindi state attente, cioè poi dovete modellare voi i capelli in una maniera che sia decente, nel senso ci dovete mettere anche un po' del vostro, no? Ragionate sempre quando usate i prodotti. E poi infine vorrei parlarvi di questi due. Nel mese di ottobre, tra le varie sventure che mi sono capitate, sono stata anche male, mi è venuto il raffreddore e allora ho pensato: ah, che bello, è l'occasione per scartare finalmente il mio badger Aromatic Chest Rub. Dunque, quando io avevo comprato questa robina nella tin can, nella scatolina di latta, avevo anche letto svariate opinioni.
E parecchia gente parlava male di questa, di questo prodotto, di questo chest rub, di questo spalmoide per qui, perché la gente diceva la sua profumazione è troppo blanda e non permette di espettorare. A sufficienza, e io pensavo sempre che questi commenti fanno un po' ridere perché questo è un prodotto interamente naturale, quindi non è il Vicks Vaporub, non vi provoca una reazione che vi rivolta come un guanto, no? Cioè, è ovvio che è più blando, è un prodotto interamente naturale ed è un prodotto che possono usare anche i bambini. Si spalma da queste parti e lo scopo di questo prodotto è semplicemente aiutare la persona raffreddata a respirare un pochino meglio con un blandissimo effetto balsamico che raggiungendo il naso è piacevole e calmante e questo è tutto. Però allo stesso tempo devo dire che qui la profumazione è veramente molto blanda, cioè io adesso non ho il raffreddore e se metto la faccia qui dentro riesco a sentire un pochino una profumazione molto molto delicata, molto molto a malapena accennata. Cioè, quando uno c'è il raffreddore non sente niente e quindi veramente qual è l'utilità di questo balm? Quindi diciamo che questo è uno dei pochi prodotti Badger finora, uso i prodotti Badger veramente da tanti anni, che diciamo, secondo me, potrebbe essere molto molto meglio. Non dico che debba avere una profumazione pazzasca da Vicks Vaporub, a proposito, solo giusto per essere chiara, no? E per ammettere quello che c'è da ammettere senza vergogna, quando io ero piccola io ero dipendente dal Vicks Vaporub, quando stavo male ero la persona più felice della terra perché la mamma mi faceva lo spalmone qui con tanto così di Vicks Vaporub e io inalavo veramente, io tutto quello che è mentolato per me è il massimo della vita, cioè io mi mentolerei anche i divani di casa, mentolerei le tende, mentolerei i rubinetti, io sono proprio effetto mentolato dipendente, veramente. E quindi questo è un po' così, nel senso se dovessi ricomprarlo non lo ricomprerei perché adesso so che ha un effetto così così, però vi rende il contorno collo, come si chiama, il décolleté molto molto idratato. E infine vorrei parlarvi anche di questo roll-on di una marca che non mi è tanto simpatica, che si chiama Primavera, marca tedesca. Questo roll-on esiste da meno di un anno, a dicembre farà un anno e si chiama Schlafwohl Roll-On. Esisteva, a dire la verità, la profumazione anche prima, però non era questa esatta profumazione che adesso è arricchita non solo da lavanda ma anche da vaniglia, quindi un mix diverso rispetto al mix che prima si chiamava Schlafwohl e poi oltretutto le confezioni sono cambiate. Questo esiste in roll-on ma esiste anche in spray e il roll-on mi è stato molto utile in aereo perché al momento del decollo e al momento dell'atterraggio tutti quelli che erano seduti vicino a me hanno visto che io mi spalmavo da tutte le parti questo rollo e poi facevo così. Io quando ero più giovane non avevo paura di niente, ero una persona temerarissima che si andava a ficcare in tutti i guai, in tutte le avventure possibili e immaginabili, ero veramente una specie di scavezzacollo. Adesso invece con l'età sono diventata un po' fifona, ma più che altro non sto tanto bene di salute e viaggiare mi mette sottosopra lo stomaco parecchio, quindi l'ideale per me sarebbe se qualcuno potesse darmi una bella botta in testa, io svengo. E svengo quando il viaggio incomincia e mi riprendo, torno alla realtà, torno ai sensi, torno in me quando il viaggio è appena finito, no? Così non mi accorgo di niente, sono più contenta e mi agito di meno, mi sento meno male nello stomaco. E quindi questo direi mi è stato molto utile, un'utilità poi alla fine blanda, perché è un'utilità solo dentro la mia capoccia. Cioè, il bello di questo roll-on è che mentre te lo spalmi e mentre te lo annusi, poi facendo ti senti, cioè, vedi il ridicolo di quello che stai facendo e dentro di te, anche se hai paura,
Perdi 2 secondi anche nel retro di te stessa, nell'antica qui, da qualche parte qui dietro, perdi 2 secondi a ridere di quello che stai facendo. E questo ridere ti fa sentire meno deficiente, anche meno impaurita, e quindi questo è l'effetto del roll-on. Però devo anche dire che questo roll-on ha una profumazione molto buona, e questo se volete usarlo come profumo dura zero, nel senso che dopo 1 minuto non c'è più, non si sente più. Però comunque è una profumazione di lavanda vanigliata e come profumazione è veramente buona. E con questo abbiamo detto veramente tutto, questo video è durato tantissimo e quindi con il roll-on e con i miei... vi ringrazio, vi lascio e vi saluto ridendo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!